Salve cari amiche ed amici, piove tremendamente, fa freddo. Dovrebbero fare 14 gradi, ma la sensazione è che ne facciano 4. Intanto il mio cane mangia. Come mangia il mio cane? Buon appetito. Diciotto e 44. 14. 6. Domenica. La minima sarà di 8 gradi. Anzi, no, fanno adesso 8 gradi, per quello che mi sembrava strano che no, non facevano 14, fanno 8 gradi. Forse non avevo attualizzato l'applicazione del weather. Però fanno 8 gradi, la massima è stata di 14, ma se ne sentivano di meno. La minima sarà di 2, probabilmente si sentiranno 0 gradi. E beh, allora 18 e 45. Ciò che vi volevo dire era come aumentare le visioni di YouTube, come aumentare le iscrizioni. Sono 2 anni e mezzo che faccio video, ancora non l'ho scoperto. Però grazie a tutte e tutti voi che vi siete iscritti, adesso ho 811 visioni. No, perdono, proprio lo sto girando senza editare questo video. C'ho 811 iscritti. No, divisioni ne ho di più. Vediamo. 132.097 visioni del canale, canale che ha un'antichità del 7/2/2013. Dicevo 811 iscritti. 811 iscritti nel mio canale Santen Chan di YouTube, che state guardando adesso un video in questo canale. Però una cosa strana, perché di un giorno a un altro gli iscritti scendono. Erano arrivati a 7,95, poi sono scesi a 7,80, poi sono aumentati a 811. Le visioni di un video che ho caricato di recente sullo scandalo FIFA erano aumentati a 301, poi sono scesi a 120, poi sono subito aumentate a 200 e passa. Adesso stanno a 220, 250. Poi magari scendono e poi schizzano di nuovo un po' su. E io non so come funziona tutto questo. Anche i commentari, a volte figurano 30 commentari e non se ne può leggere nessuno. A volte figurano 45 commentari, sembra che ce ne sono 300, un'enormità. Cioè, i dati vengono riportati male. Ma come aumentare le visioni del proprio video? Come aumentare i like e gli iscritti in YouTube? Saranno queste cose che vi dirò in seguito. Come aumentare visioni, iscritti, like, commentari, eccetera, e condivisioni in YouTube? Beh, semplice. Se voi che mi guardate avete meno iscritti, meno video e meno tutto di me, potreste prendermi ad esempio e cercare di avere il mio stesso successo. Dovete trovare gli stessi titoli intelligenti che ho messo io. E poi magari come tag nel video, non nella descrizione o nel titolo, ma proprio come tag, che poi rimane occulto, no? Solo il ricercatore di YouTube di risultati lo trova.
dovete mettere tutto attaccato Santen Chan con un hashtag o un numerale all'inizio. Così chi cerca i miei video troverà anche i vostri. Questo lo dico per chi ha avuto meno visioni di me, meno iscritti di me. Mettete come tag, quindi non nella descrizione o nel titolo, ma come tag Santen Chan tutto attaccato e poi anche hashtag Santen Chan tutto attaccato. Quindi quando qualcuno va a cercare video di Santen Chan troverà anche i vostri video. Chiaro? Invece, per tutti quelli che hanno più visioni di me, più like, più condivisioni, più video fra i favoriti in altri canali, più commentari, più iscritti, più visioni del canale, più tutto, non saprei cosa consigliargli e perché colui ha avuto dei risultati più alti dei miei. Però, lo stesso, se magari volesse collaborare con me, può incrementare ancora di più il suo successo, perché io ho avuto lo stesso dei risultati abbastanza brillanti. Però purtroppo non ho un metodo, non sono riuscito ad arrivare dove sono arrivato, cioè qui con un metodo, ma semplicemente con i miei piedi camminando, perché volevo girare un video, mi sono seduto qua e mi trovo dove mi trovo. Però ecco, non è che sono arrivato con un metodo, perché nessuno si va a sedere nel proprio scrittorio, nella propria biblioteca con un metodo. Dice: scusa, ma tu c'hai un metodo per andare in cucina? No, e allora neanche io c'ho un metodo per trovare me stesso dove mi trovo, per trovarmi dove mi trovo. Non c'ho nessun metodo, sto qua e basta. E quindi sono contento che mi abbiate portato dove mi trovo, e adesso non riesco più a uscire da questo ragionamento che mi sono ritrovato. Taglio, faccio un taglio e cerco di parlare alto, che è meglio. Purtroppo io parlo molto spesso del B e del Ba perché non mi va di scrivere un brogliaccio, una brutta copia, un qualche cosa pensieri per ordinare meglio i pensieri e poi recitare a memoria, perché non mi imparerei a memoria quello che io stesso scrivo, sembrerebbe artificiale. E poi magari dovrei leggerlo, e quindi pensa se uno ti legge qualcosa filmandosi prima a scrivere qualcosa, dovrei scrivere un blog, ma leggere quello che io stesso scritto o non ricordarmelo, dire qualcos'altro. Beh, come dire, a chi gli interessa qualche libro che io lo commenti? Ce n'ho tanti. Ancora non ho ricevuto risposte, perché si vede che guardano i miei video in parte e non guardano la parte dove io gli dico: ma volete che vi parli di un libro? Non so, questo, quest'altro. Uno quassù. Se volete, vi leggo l'istruzione del Buddha in esperanto. La instruoi de Budo. Non so. Non ho molti libri in esperanto, chiaro. Cioè, solo quello e un altro. Non credo una grammatica poi in esperanto, ciò. Però ecco, ce n'ho tanti. C'è uno della Blavatsky, un libro azzurro enorme, e Isidei svelata. Poi c'ho 7 anni di guerra, Terzo Reich. Certo, non mi metto a leggere un'enciclopedia sulla seconda guerra mondiale così come se fosse niente. Infatti ho fatto un commentario a Terzo Reich di Ivo Montanelli, invece sulle dispense che sono uscite in anni, 7 anni di guerra, non ho fatto ancora nessun commentario, però
Però, ecco, ho già fatto un commentario sulla seconda guerra mondiale, invito a guardarlo. Storia del Terzo Reich di Ibro Montanelli. Beh, niente, piove, fa freddo, il tempo è uggioso e niente, io devo fare dei video più spesso. In passato ne ho fatti tanti, li hanno visti poche volte. Poi ho fatto qualcuno che hanno visto 20.000, 40.000 volte, poi basta, sono stati 5-6. Peccato perché se tutti avessero fatto lo stesso numero di visioni, magari avrei avuto un promedio più alto, invece di 130.000, 136.000 visioni del canale, 133.000, adesso magari sarebbero 500.000, 1 milione. Boh. Comunque devo approfondire meglio la pratica del mio inglese, perché vedo che i video che più si guardano sono in inglese. Io non è che non lo so parlare in inglese, ma non come per parlare con la stessa certezza che in italiano, no. Però ecco, diciamo che adesso vi lascio, perché poi il video, per quello che è, verrà troppo pesante da editare. Però ecco, mi devo organizzare, perché io in passato ho fatto qualche commentario di libro. È proprio per fare una lettura, non per stare lì a. Vabbè. Allora, ancora una volta, dopo che ho caricato due video spiegandovelo, vi ricordo che io non sto più in Facebook, perché mi creano la vita difficile. Mi chiedono sempre verificazione di utente. Io devo indovinare il nome di molte persone che vo sono volute essere contatti miei, e io non mi ricordo i nomi. Allora, se mi volete contattare, vi ricordo che mi troverete in Google Plus e in Instagram come Sant'Egian. E poi, senza se e senza ma, vi devo lasciare perché vado a cenare. Sono le 7 qualcosa, ma fa molto freddo, dormirò presto. E beh, in questi giorni mi devo mettere a lavorare, perché devo recuperare l'ispirazione che ho avuto negli anni passati a fare dei video. Vi invito a tutte e tutti voi di guardarli. E niente, questo era un altro video saluto in pratica, perché non avevo degli argomenti, non ho studiato, non mi sono preparato. Però ci rivediamo allora. Ciao.